Grazie Presidente. Allora, questa mozione ci lascia molto perplessi e contiene poche idee e molto confuse. Confonde le occupazioni degli stabili, dei grandi stabili dei privati con le occupazioni delle case ERP, con le occupazioni delle piccole case dei privati. Allora, lungi da noi il voler legittimare le occupazioni, però questa mozione è inaccettabile per tutta una serie di motivi. Innanzitutto, si vede che non è materia del firmatario questa delle politiche abitative, infatti è estremamente imprecisa in molti punti e comunque il primo punto dell'impegno già esiste, il secondo potremmo anche essere d'accordo, il terzo viene fatto, il quarto se lui l'avesse esplicitato meglio qui non è dato capire chi e cosa, a chi dovrebbe restaurare quali stabili e a chi dovrebbero andare. Quindi non è proprio chiaro. Quello che più ci indigna di questa mozione è che lui ci chiede di fare dei censimenti, poi c'è chiaramente scritto che i grandi stabili sono occupati per la maggior parte ed extracomunitari in piccola parte degli italiani. Allora, se già si hanno queste notizie, è inutile fare censimenti perché tanto ce lo può dire direttamente lui quanti sono. Altra cosa, noi non facciamo distinguo tra chi è necessità e chi e di che razza è. Le persone che sono in necessità per noi non hanno colore, quindi a noi non interessa se le persone che versano in uno stato di necessità sono italiani o non lo sono, quindi questo distinguo che lei fa nelle premesse è veramente una schifezza. Un'altra cosa molto importante e non meno delle altre è che è vero, noi dobbiamo essere legali e perseguire la legalità. E noi stiamo cercando con questa amministrazione delle soluzioni per quelle persone che nonostante siano state costrette ad occupare, perché nelle storie dell'occupazione ci sono gli aguzzini e ci sono anche le vittime, e noi dobbiamo vedere, dobbiamo considerare caso per caso e vedere quali sono le persone che veramente hanno necessità e che hanno avuto necessità di occupare, ma che noi qui dobbiamo leggere scritto che noi dobbiamo evitare di dargli la residenza perché non devono avere diritti umani. Beh, noi dobbiamo prima perseguire l'articolo 3 della Costituzione che dice che noi dobbiamo dare alle persone una vita dignitosa, e questo sta facendo questa amministrazione. Mi dispiace, ma è inaccettabile. Grazie.